infatti, ma perché dobbiamo farlo a bagnomaria? Non lo possiamo fare a microonde? È qua a microonde? Ma infatti che noia, ma va quel paese. Raga, vi dico io le regole di sta ricetta. Buttate le microonde a 180 miliardi di watt per 7 ore. Ma si è sciolta? Benvenuti in un nuovo video, io sono Gianmarco e nel video di oggi cucina da incubo made in Gianmarco, letteralmente. Oggi raga io voglio cominciare con voi e provare a vedere se riesco a fare sta roba, che tra l'altro non so perché io come sento di averla già fatta, ma probabilmente è stato un incubo e adesso lo sarà anche per voi. Ho trovato questo video che era una sorta di pignata, pasqualone, una roba di cioccolato a forma di Coca-Cola che tu la rompi, crack così, un po' come il mio cranio tanti anni fa, infatti poi si risolve in questa maniera, e escono fuori le caramelon. Io, raga, con il mio cervello ho guardato questo video, ma vi giuro, un secondo, ma penso di aver fatto così skippando le parti, e mi sono detto, io so farlo questa roba qua, 100%, 1000 per 1000. Spoiler, non è vero, non ho assolutamente idea di come si faccia sta roba, però proveremo insieme. Quindi muniamoci di coca-colette, M&M's, altre robe, ora vi spiegherò tutto. No, aspetta, premessa. A parte che ho letto nei commenti qualcuno che ha scritto l'altro giorno, ma perché ci chiami razzi e razze? Raga, io dico ragazzi e ragazze, solo che ho un po' questa Z un po' veneta e questo mi viene fuori. Ciao a tutti ragazze e razze. Ma io non mi chiamo razzi. Ma poi immaginate, ma immaginate questo che scrive, ma perché mi chiami razzo? In ogni caso, non sono uno chef, questo non è giallo zafferano. Questa è una tazza però di Alice nel Paese delle Meraviglie, che noi riempiremo con del cioccolato da mettere a bagnomaria. Ora, voi vi chiederete, ma Gianmarco, dove prendi lo cioccolato? Io prenderò quello della mia arcinemica. Madonna. La mia arcinemica. Emily in Paris. Quanto la odio, maledetta. Comunque la facciamo a peseton qua dentro. Ma perché si chiede perché odio Emily in Paris? Non lo so neanche io. Cioè all'inizio aveva senso sta roba, poi è diventata letteralmente un meme per me. Cioè tipo come ciao sono Ariana Grande, adesso c'è odio Emily in Paris. Che si fa con l'uovo di Pasqua di Emily in Paris nella tazza di legge nelle meraviglie? Al laboratorio! Dai, e muovetemi. Eccoci arrivati al laboratorio, dove metteremo la nostra tazza di Alice nel Paese delle Meraviglie con la cioccolata di Emily in Paris. Ma mi chiedo ogni tanto, ma sta roba qua hanno anche senso? Ma che me frega. Vabbè, sta roba qua la mettiamo a bagnomaria. Se non sapete cos'è bagnomaria, vuol dire prendere un pentolon, così ci mettete dell'acqua, la mettete nel forno e poi fate così. Ti è ciapa. Secondo me si scioglierà tra 7 anni, posso dirvi la verità. Ma infatti, ma perché dobbiamo farlo a bagnomaria? Non lo possiamo fare a microonde? È qua a microonde? Ma infatti che noia, ma va quel paese. Raga, vi dico io le regole di sta ricetta. Buttate le microonde a 180 miliardi di watt per 7 ore. Ma si è sciolta? Raga, mi sa che si è sciolta veramente. Ma sono un genio. Va? Va se non si è sciolta la cioccolon della cioccolon della cioccolon. Genio. Altre 250 miliardi di ore qua dentro ed è fatta. Eccoci tornati dal laboratorio per essere di nuovo davanti alla telecamera, che è il posto che ci compete. Ora, attenzione, cosa si fa nel frattempo che aspettiamo che quella roba vada a fuoco e possibilmente succederà veramente? Si prepara il bouillon. Il bouillon si prepara con una bottiglia di Coca-Cola in plastica. Quindi conserviamo il tapon. Poi cosa si fa con questa Coca-Colona che non è zero? Come direbbe Emily in Paris, non si butta via niente della Coca-Cola come fosse il maiale. Quindi, anche perché lei è una maiala. Quindi ma perché è diventato un video hating contro Emily in Paris? Boh, non lo so. Fatto sta che rovesciamo tutta la Coca-Colona nella nostra tazza Bacciones Diamond, disponibile nel mio shop. Questa tazza qua è disponibile anche nella versione solamente in alluminio e sono diventate le mie amiche della vita, anche perché non ho amici. Conserviamo l'etichetta della Coca-Cola perché ci servirà per il momento clickbait. Quindi ora che si fa? Al laboratorio! Ok, ha finito? J'ai fini le chauffe-fou. Va che brudun! Va che bruden! Bello grumoso! Fuggiamo dal laboratorio! Ma raga, è passescon! Guardate che bel brudon! È un po' grumoso, eh?
Ma a noi non interessa, cioè non deve essere perfetta. Alla fine la perfezione è un costrutto sociale inutile e obsoleto. Ora dobbiamo versare un po' della nostra chocolat dentro i bouillon. La la! C'est bon! Bonjour! Le chocolat, le escargot! Che schifo, raga, c'è la brodina di Coca-Cola mescolata con la cioccolata. Però secondo me ha più logica. Cioè, secondo me in questa ricetta ci doveva essere un goccino di Coca-Cola, sennò che cacchio è che metti sta roba? Cioè, a che utilità? A che pro? Per me ha senso. Ok, mentre la versiamo, passo un po' di tempo a arrotolare tutta questa situazione qui intorno, in maniera che si diffonda e ricopra tutto quanto qui. Ok, bello però questo momento un po' ASMR house. Che bel tocchetton! Vi basta girare la bottiglia e si fodera tutta. Ma io devo fare il maître chocolatier come la Novi, Lind. Io devo fare il maître chocolatier. No, a ciarlare qua davanti alla telecamera. Posso dirvi la verità? Questa roba è un'oscenità. Ah, ma non vi ho detto una cosa, raga! Voi sapete che io ho incontrato il signor Giallo Zafferano? Era un evento di YouTube e a un certo punto mi chiamano perché dovevo parlare e volevano che io tipo spiegassi agli altri creator come fare il successo sugli shorts di YouTube. Io tipo, raga, ma cosa volete che dica? Che letteralmente faccio tutto a caso, cioè quello che capita faccio veramente. E loro, no, ma Gianmarco, devi dire la tua opinione perché i tuoi shorts vanno benissimo. Io tipo, vabbè, ok. Fatto sta che ci siamo seduti a parlare lì nel palco e c'era anche il signor Giallo Zafferano con uno dei suoi creator migliori. E tipo gli faccio, raga, posso dirvi una roba? Io vorrei tanto fare un video con voi. E loro, vabbè, ok. In realtà adesso io la faccio così per ridere, però erano serie, hanno detto, ma va bene Gianmarco, ma facciamo? Cioè, se vedrete un video con Giallo Zafferano, raga, vi prego, ma sarà una roba pazzesca. Cioè, secondo me dovrebbe essere una collabo di quelle proprio fabulous. E poi vorrei fare anche una collaborazione proprio, cioè, Giallo Zafferano per Gianmarco e vendiamo tutti quanti, tipo, cucchiai con gli strass, il mattarello con gli strass che ti fa tutta quanta... Cioè, vi immaginate tipo a usare come mattarello un mattarello con gli strass? Comunque, questa roba pesa 8 kg. Ci sono giusto dei buchini che voglio assicurarmi di coprire perché ho tipo un po' paura che questa roba qua si crepi nel momento in cui io andrò a scoperchiarla. Cioè, io che mi preoccupo addirittura che sta roba veramente funzioni quando letteralmente sappiamo tutti quanti come andrà a finire. Andrà a finire che scriverò nel titolo finito male e trullallero trullallà. Siamo tutti consapevoli. Vabbè raga, ora che si fa questa roba qua, la si porta al laboratoire, ossia la si mette in frigo per congelarsi, pregando che questa roba funzioni veramente. Ok raga, c'è stato un colpo di scena incredibile. Cioè, letteralmente sono passati 10 minuti neanche. E la nostra butigliona è bella che sec, dura come la roccia, senti che roba. Quindi, ora ci dobbiamo preparare allo scoperchiamento. E per questo vi servirà un coltello e un adulto. Cioè, io sto cercando di tagliarla qua attorno, però ho veramente paura di sfondarla perché... Cioè, io ho paura di sfondarla sta roba. E poi tutte queste microplastiche non saranno mica un po' tossiche sul cioccolato. Cioè, siamo qua che seguiamo della... vedo del cioccolato. Quindi siamo arrivati. Cioè, se io riesco a fare una linguetta, siamo a posto. Perché sono così stupido io? Voi immaginate che lo Stato italiano ha investito nella mia istruzione e io sto facendo questo? Sì, anch'io sarei deluso. Follettini e follettine, ci siamo. È arrivato il momento. Cosa stai facendo tu? Non muovere! Ora dobbiamo scoperchiare con... Non ci credo, cioè mi si è rotta la linguetta maledetta, ma va a quel paese, anche te, madonna. Raga, questa roba qua si sta sfondando completamente, c'è un buson. Secondo me è colpa di quello là del video, quello là del video non aveva detto come aprirla poi la bottiglia. No, sto tagliando la bottiglia di cioccolato, no, ma perché? Ok, ok, ok. Vai patatona, vai. E la la. Vedete che c'era la soluzione. Ti prego, no, devi fare tutto il giro. No, 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 no. Non rimpicciolirti, non rimpicciolirti. Oh, Jesus Christ, superstar, dammi la forza, ti prego, Jesus. Mamma mia, si sta staccando tutto qua. Si sta staccando tuttissimo. Raga, è tutto rotto. Ma che palle, ma perché io non riesco a fare le cose belle? Non io all'inizio del video che dicevo tanto verrà una schifezza. Ma sono un vegente. Basta, io sono stufo, non mi piace più questo gioco.
Non è bella, è tutta colpa di Emily in Paris, di quella maledetta là. Oh oh. Oh. Vedi, ogni volta che nomini Emily in Paris succede qualcosa. Io sono amareggiato, deluso. Non ho parole, fondamentalmente. Madonna, ma perché? Guarda che schifezza. Cioè, secondo me questa roba qua io l'avrei fatta in un'altra maniera. Perché fatta così ovviamente si romperà, ma per forza di cose. Ma poi vedete, non si stacca. Posso fare così e dire che l'ho fatta? Per me è finita. Tanto guarda, per i miei standard questo lusso estremo. Basta, mi sono rotto le balle. Ma perché non andiamo a comprare le uova di Pasqua direttamente al supermercato a posto di fare queste cacate? E poi gli M&M's non sono buoni da soli senza tirarli fuori direttamente da sta roba? Ah, Coca-Cola non è tanto buona così. Comunque nel titolo c'è scritto provo, non lo faccio, maledetta Emily in pe. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per altre ricette del genere. Quanto sono arrabbiato si percepisce? In ogni caso, raga, fatemi sapere giù nei commenti se voi avete mai provato a fare una roba del genere. E ditemi dov'è che ho sbagliato, perché ho seguito la ricetta alla perfezione. In ogni caso, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale perché c'è un nuovo video martedì 15, il sabato 10, 30, 38, giovedì, ma questo non lo sa nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video.